molto bello. Sei stato alla casetta, sei stato piaciuto, mi piace tanto questo, perché è raccolto, come vi dicevo prima, il pubblico è qua, ci vediamo, ci respiriamo, ci annusiamo. Ecco, non tanto, bello. Non ditelo in giro, perlomeno. Se mi sono perché tutto, il teatro è questo. Annusiamoci, ma con distacco. Qui tu fai teatro, e quindi sì, sì, il teatro vero, ha un respiro. Anche tu fai teatro, e che teatro? Sì, è il mio mestiere. Lo dicevo prima, che io il primo ricordo che ho di Massimo Bagliani è che era considerato il re delle operette, sì. Dopo Massimini, sì. Quando non c'è stato più Massimini, il principe, esatto, è venuto la Vedova Allegra. È stata un'esperienza importante, sì. La Vedova Allegra, Cincillà, il Paese dei Campanelli, quante? Tutte, tutto il repertorio, per 7 anni abbiamo girato tutta l'Italia, siamo stati anche all'estero, siamo stati anche a Malta. Ah, un'esperienza meravigliosa, perché ho detto ma a Malta invece capivano tutto, ridevano più che in Italia, erano più divertiti che in Italia, incredibile. C'è un'operetta a cui sei più legato tra queste? Beh, il capolavoro in assoluto, anche è operetta, ma è una diminuzio, è la Vedova Allegra. La Vedova Allegra è un capolavoro veramente, di io che sono anche nel mio piccolo musicista, insomma, proprio della partitura, è veramente un capolavoro. La considero un'operetta in senso dispregiativo, perché l'operetta è vista appunto un po' come la sorella minore dell'opera lirica, ma non è così, per la Vedova Allegra non è così, ma per esempio anche la Duchessa di Chicago di Kalman, che è un'operetta delle meno note, però è un'operetta swing, jazz, è meravigliosa. Certo, il problema l'operetta appunto che è considerata... Perché si è recitato? Sai, nell'opera, ditemi cosa volete, tanto uno dorme, telefona, perché siete venuta qui, perché mi avete chiamato, e quando vi ho chiamato? Vi ho chiamato l'altro ieri, allora... perché l'opera è così, no, ecco, è vero o no? È vero. E allora Rangone, cosa ci canti? Te lo dico tra un po', ma dimmelo adesso. Si chiama è recitativo, che molto spesso si taglia. Lo so perché io adesso verrà l'Alessandrino a fine febbraio, un'opera che è veramente un capolavoro di un genio della musica italiana, di Gioacchino Rossini, il barbiere di Siviglia, che ho avuto il piacere di curare la regia, e anche qui qualche recitativo, ti taglio i capelli, sì. No, le tengo lunghi, qualche recitativo, perché poi tra l'altro poi Rossini si ripeteva, no? Rossini è stato un genio, pensate che a 26 anni aveva già scritto 24 opere, a 38 anni quando ha scritto il Guglielmo Tell ha detto basta, smetto e mi godo la vita, era un bon vivant, il suo cuoco di riferimento Carem, che è veramente esistito, che gli preparava tutti i piatti, era un uomo che si è proprio goduto la vita ed è stato attaccato per questo, perché mentre Verdi, insomma, sappiamo Verdi come si è battuto per l'Italia, per l'Unità d'Italia, Rossini quando c'era qualche problema, lui era a Bologna, andava a Parigi, poi era a Parigi, c'è qualche va via, perché lui infatti non avrebbe voluto il suo sogno fare il cuoco. E poi invece è stato questo grande musicista. E dicevo, i recitativi si tendono un po' alcuni a tagliare, proprio perché cos'è l'opera? Si aspetta l'aria, l'aria famosa del Barbiere Figaro e tutte le altre arie. Però il Barbiere è un capolavoro perché è anche molto divertente. Quindi anche chi non la capì, chi non è abituato ad andare all'opera, cioè, va a vedere il Barbiere e si diverte. Quando è l'Alessandrino? Abbiamo la data? Abbiamo chiamato Paolo? Aspetta, lo chiediamo 26, a Paolo, 26. Lo chiediamo a Paolo Pasquale. Eccolo qua. Vieni. Come va Paolo? Lo sai quando è il barbiere? Adesso chiederà a Paolo, sai quando è il barbiere? Quando c'è il barbiere, lui dice a me che cosa me ne frega del barbiere. A me cosa me ne frega del barbiere. Ma comunque era una battuta, ho fatto un po' così. Sì, in effetti, l'ho capito dopo. Ma... Non importa. 26 marzo. Febbraio. 26 marzo. Sì, vabbè, marzo, febbraio, guarda. Io sono qui per vendere, quindi... Allora, adesso cosa... Allora, noi siamo qui per vendere. Adesso non vendiamo alle France perché siamo pieni. Ma vendiamo Momix! Vendiamo i Cataclò. Ah, Cataclò, non i Momix. Cataclò, scusa. Cataclò è come i Momix, più o meno.